Ciao, oggi voglio mostrarvi la copetta Moon Cup. Moon Cup è la prima copetta mestruale conosciuta in Europa. Per questo quasi tutte le copette le chiamano Moon Cup, anche se la Moon Cup è solo questa ed è prodotta in Inghilterra. Circa 8 anni fa Moon Cup si è rifatta il look. Questa è la copetta che possono avere le ragazze che utilizzano la copetta di oltre 8 anni, 10 anni. Il silicone era un pochino giallino. Il bordo sempre molto spesso e una copetta abbastanza tonica. La nuova Moon Cup, per chiamarla così, il silicone è bianco e satinato. Io riesco a percepire anche che l'anello, anche se è spesso come prima, è un pochino più morbido. Posso dire lo stesso anche per la base. Vedete, cerco di applicare la stessa forza e comunque tende ad essere più morbido. La forma è rimasta uguale, ma sul gambo sono stati apportati i cerchi fino alla fine. I fori invece hanno cambiato posizione. Prima si trovavano subito sotto l'anello di rinforzo. In modo diretto. Ora sono un po' perpendicolari e partono dall'alto verso in basso. È stato aggiunto il loro logo qua e le scritte all'interno dove si trovano le scale per poter tenere traccia dell'entità delle perdite mestruali sono meno pronunciate. Quindi per quello che sentono dire che la copetta Moon Cup è una copetta rigidissima, una delle più dure, no, volevo farvi notare che non è più così. Ci sono copette molto più rigide della Moon Cup. Fra l'altro, il modello di Moon Cup, che comunque è corto ed è conico, permette di utilizzarlo, che si apra velocemente e che non faccia pressione sulla vescica. Qua vi metto di fianco ad esempio la Emica, che è italiana, che è una copetta corta, però è abbastanza tonica. Più tonica della Mooncup, sia nel bordo, sia nel corpo che nella base. E questo fa che almeno questa, la Mooncup, vi dia più capienza. Questa però bisogna avere un pavimento pelvico molto tonico per poter tollerare la rigidezza della Mooncup. C'è la taglia M rispetto alla A della Moon Cup, quindi rimane sempre più bassa, però tonica molto anche qua, soprattutto nella base.